Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Black Myth Wukong, perché oggi probabilmente, non dico che completeremo, ma vi faccio vedere una quest che ho dimenticato, mettiamola così, o che comunque ho fallito perché non ho fatto determinate cose in generale. Quindi non so se effettivamente potrò completarla, perché non credo. Non credo proprio, dato che da quello che ho capito dovrebbe esserci una cutscene contro un boss che in realtà già ho sconfitto. Quindi non credo di poterla completare. Però ovviamente vi dirò come poterla completare in modo tale che voi al posto mio possiate ottenere, diciamo, tutto il massimo di questo titolo. Allora, siamo praticamente nel terzo capitolo e siamo esattamente nella Foresta della Felicità. Teletrasportandoci ovviamente nella Valle dell'Estasi, quindi siamo un nuovo occidente, quindi terzo capitolo, Valle dell'Estasi e poi Foresta della Felicità. Una volta arrivati qui, Madonna, una volta arrivati qui, non appena entreremo in contatto con questo cadavere che vedete qui su questo, diciamo, cancello sulla sinistra, proprio in prossimità del tempio o comunque del santuario, una volpe, una piccola volpe, farà la sua apparizione e ci chiederà di investigare praticamente la morte del suo maestro. Infatti, come potete notare, la volpe è quella che praticamente possiede attorno al collo questo cadavere, che richiama tantissimo la storia che abbiamo visto in precedenza, una di quelle storie animate che viene fatta tutta bellina, ad ogni conclusione di capitolo. E quindi noi dovremmo praticamente investigare, trasformandoci noi stessi in volpe, per conto appunto di questa volpe e capire che cosa sia successo al suo padrone. Che cosa dobbiamo fare dunque? Dovremmo andare al nuovo Tempio del Tuono ed entrare nell'ingresso del tempio, quindi quella grandissima zona pazzesca che ai tempi io esplorai di fretta e furia in due live addirittura. Quindi è stata diciamo, un'esplorazione molto approfondita quella che ho fatto. Solo che c'è un piccolo particolare da sottolineare, ovvero questa esplorazione, ma soprattutto la zona in cui dobbiamo arrivare, la dobbiamo fare tramite trasformazione. Perché la nostra volpina ci regala e ci permette di utilizzare il pennello di Volpe della Neve. Questo oggetto ci consente di trasformarci in volpe. Infatti, se noi lo utilizziamo, vedete, ci trasformiamo praticamente nella volpe. Una volta trasformati in volpe, dobbiamo praticamente percorrere tutta questa strada. Ovviamente non c'è un limite di trasformazione, quindi potete rimanere trasformati per tutto il tempo. E inoltre, rimanendo trasformati, avrete comunque anche la possibilità di poter scappare più facilmente ai nemici. Perché in teoria non dovrebbero neanche targettarmi? O forse mi targettano? Non mi ricordo effettivamente. Comunque, seguite tutta questa strada. Ecco, vedete, praticamente non vi toccano. Letteralmente non vi toccano. Proseguite ancora dritto. Andate di qua verso sinistra. Fate tutta questa strada. E dopodiché non mi... Sì, dobbiamo andare di qua. Sulla sinistra. Ok, in realtà... Ok. Oh merda, mi hanno colpito. Quindi mi targhettano. Ok, va bene. E allora a questo punto continuiamo a piedi. Non mi ricordavo mi colpissero. Va bene, saliamo le scale. Accediamo al secondo piano. Vabbè. Siete proprio stronzi. Dopodiché giriamo l'angolo. Entriamo in questa porta. Saliamo ancora le scale. Ehi, non rompetemi le palle. E dopodiché ci ritroveremo di fronte a questa scalinata. La strada in realtà è molto semplice, quindi è vero che io l'ho fatta di corsa e sembra che sia difficile, ma se notate bene dove sono andato, magari vi riguardate il pezzettino, non ve lo accelero neanche, proprio ve lo lascio così a nature, come si suol dire, in modo tale che voi possiate vedere dove poter andare. Dopodiché eliminate questi stronzetti. Ecco, e qui tecnicamente dovrebbe essere... Ah no, c'è ancora il monaco. Allora forse la posso completare la quest. È un nemico che respawna. Io pensavo fosse un nemico che non respawnasse. Ah, e allora aspetta. Perché vedete, una volta che vi ritrasformate, entrate.
Esatto, e c'è la scena.使我动手时，是何等心痛！你既愿夺魏萧，我佛慈悲，便再超度你一回。 Ah, addirittura è uno spirito lui. Il non vacuo. Quindi è proprio letteralmente uno spirito anche lui. Ok. Hop. Va bene. E a questo punto posso tornare dalla volpe. Perché abbiamo fatto praticamente ciò che ci aveva chiesto. Ok. Siamo ritornati alla foresta della felicità. La valle della felicità, non mi ricordo. E teoricamente vediamo. Esatto. 再见到他，我才知道，怕妖的人比妖更可怕。 Ah, vedi, si è tolta la pelliccia da sopra il collo adesso. Quindi ho completato ufficialmente la quest. Eccola qua. Ognuno possiede la sua verità. Pennello di volpe della neve, oggetto unico. Che fa? Aumenta discretamente la durata delle trasformazioni. Mi interessa? Non particolarmente. Mentre invece qui c'è il non vacuo. Assumi la forma del non vacuo, scortelli indietro, diventando un'immagine residuo, intangibile, inattaccabile per i nemici. Minchia. Questo è caruccio come effetto. È praticamente una schivata... Vedi, è praticamente una schivata extra che puoi fare. Non è affatto male. Perderei il 3% di crit rate, però... Bisogna valutarlo, eh. Bisogna valutarlo, perché non è male lui. Questa schivata così non è affatto male. Ok, niente. Tutto ciò era quello che riguardava la side quest della volpe, che potrete comunque recuperare a quanto pare anche più in là. Io infatti sto approfittando di fare backtracking di tutto quello che mi ero lasciato alle spalle, prima di andare... verso la conclusione del capitolo, cioè la conclusione del gioco in realtà. Quindi sto cercando di levarmi tutte le side quest che è possibile levare. E niente, ci vediamo magari con un prossimo video dove parleremo di qualcos'altro. Bye bye.